Sotto il primo numero 3514 arriva a conclusione la saga Gli Evaporati con il quinto e ultimo episodio di quella che non ci speravo, ma alla fine è andata proprio così. È soltanto la prima stagione di un progetto che si prospetta molto più lungo e che si spera altrettanto interessante a quello che abbiamo visto in questi primi 5 episodi. La saga, ideata e scritta da Bruno Enna e disegnata da Davide Cesarello, si è presentata con uno stile narrativo molto moderno, visto che venivano alternate scene nel presente con altre nel passato dei veri e propri flashback, in cui si veniva a ricostruire tutta la vicenda avvenuta un anno prima rispetto all'ambientazione cronologica del presente. Il segreto finale, in qualche modo, almeno una parte del segreto finale, era già stata ampiamente anticipata nel corso delle puntate grazie alla speranza di Minnie che gli evaporati fossero in realtà state inviate in un mondo parallelo, alternativo a quello in cui la nebbia imperversava. Ciò che però non potevamo immaginare era che questo mondo fosse un mondo ad alta concentrazione quantistica. Ed è proprio quindi di fisica quantistica che vi andrò a parlare. La meccanica quantistica, che è un impianto teorico matematico che ha segnato la strada della fisica per praticamente tutto il Novecento, in realtà inizia alla fine del XIX secolo, perché tra il 1899 e il 1900 Max Planck scopre la cosiddetta costante di Planck, che appunto si chiama così grazie a lui. La scoperta nasce dal cercare di spiegare un comportamento anomalo di un oggetto fisico detto corpo nero. Per corpo nero si intende un oggetto in grado di assorbire tutta la radiazione, tutta l'energia che gli viene buttata contro. Se andiamo a esaminare quindi un corpo nero utilizzando la fisica classica, il risultato finale sarebbe che a un certo punto il corpo nero deve rilasciare in maniera catastrofica tutta l'energia che ha assorbito. Ciò però non succede. Come mai? Facendo un po' di conti, Planck si rese conto che si poteva evitare il rilascio catastrofico di energia se si andava a considerare come azione minima un valore ben preciso, il valore che poi è oggi noto come costante di Planck. Non esiste nessuna costante più piccola di questa. E proprio grazie a questa costante di Planck, per esempio, noi possiamo addirittura definire la dimensione minima più piccola sotto la quale non può esistere niente dal punto di vista della fisica. Vediamo però che cos'è l'azione. Questa è una quantità fisica che viene misurata in joule per secondi, ovvero energia per tempo. Quindi in un certo senso l'azione è l'energia che io spendo moltiplicata per il tempo necessario a spenderla. Cioè possiamo definire l'azione compiuta da un centometrista come la quantità di energia che il centometrista spende nel corso di quei 100 metri per il tempo che impiega a percorrere quei 100 metri. L'introduzione della costante di Planck, cioè di questa azione minima, fu una vera e propria rivoluzione per la fisica, perché grazie al progresso tecnologico iniziavano ad esserci tutta una serie di effetti particolari che trovavano scarsa o nulla spiegazione all'interno della fisica newtoniana. L'introduzione quindi della costante di Planck fu fondamentale per la nascita della meccanica quantistica e ancora più fondamentale fu una delle sue prime applicazioni teoriche, quella che ha permesso ad Albert Einstein di vincere il premio Nobel. Utilizzando infatti la costante di Planck, Einstein fu in grado di spiegare il cosiddetto effetto fotoelettrico. Si era infatti osservato che se si mandavano dei fotoni, cioè luce, con delle frequenze ben precise, quindi colori diversi, contro dei metalli, questi rispondevano emettendo elettroni soltanto se le frequenze della luce erano alcune frequenze ben precise. La spiegazione data da Einstein nell'articolo che gli valse il premio Nobel fu che anche la luce si muoveva a pacchetti ben definiti
di energia e che quindi lo scambio di energia tra i fotoni e gli atomi erano svolti tramite questi pacchetti, perché pure gli elettroni e gli atomi erano in grado di ricevere soltanto alcuni ben precisi pacchetti. Nella storia questi pacchetti di energia vengono rappresentati come una specie di piccoli aerei dalle forme strane. Con la questione quantistica però non abbiamo ancora concluso, perché come dicevo prima la costante di Planck può essere utilizzata anche per definire la lunghezza fisica minima raggiungibile sotto la quale non può esistere niente. E proprio la possibilità di definire questa lunghezza minima suggerì a un grande fisico teorico, uno dei più grandi conoscitori della relatività generale di Einstein, anche uno dei più grandi conoscitori della meccanica quantistica, John Wheeler, un'idea particolare, cioè quella della schiuma quantistica. Wheeler infatti suggeriva che quando guardiamo lo spazio-tempo a una distanza molto grande, la nostra distanza, la nostra scala, lo spazio-tempo ci deve risultare liscio. Ma se noi iniziamo a guardare lo spazio-tempo a una scala sempre più piccola, avvicinandoci quindi a vedere la scala di Planck, cioè quella relativa alla lunghezza di Planck, iniziamo a notare che questo spazio-tempo diventa molto simile a una schiuma, la schiuma dell'oceano. In pratica, Wheeler pensava che lo spazio-tempo dovesse in qualche modo ribollire, muoversi, generare bolle verso una direzione oppure verso un'altra. E tutto questo lo portò, tra l'altro, alla conclusione che in questo caso non aveva nessun senso parlare di tempo o discorrere del tempo. Lo dico perché anche nella storia degli evaporati il tempo sembra essere un concetto piuttosto aleatorio tra chi è uscito dalla nebbia e chi non c'è entrato. In realtà la questione del tempo, per come viene raccontata nella storia, mi aveva suggerito più che altro una persona che si avvicina a una deformazione dello spazio-tempo così grande che persino il tempo scorre più lentamente, cioè per lui in pratica passa un 10 minuti, diciamo, mentre per chi è lontano passa una quantità di tempo maggiore, superiore. Però in effetti la cosa non è molto diversa se si affronta la questione anche da un punto di vista quantistico. Devo dire però che in realtà l'utilizzo della meccanica quantistica per provare a spiegare perché nel mondo non si possono più utilizzare gli aggeggi elettronici mi ha lasciato un po' così, diciamo, un po' interdetto. Probabilmente avrei gradito molto di più una spiegazione molto più simile a quella presentata da Robert Heinlein in Baldo, in cui addirittura proponeva una variazione, un cambiamento del principio di indeterminazione di Heisenberg, che però non mi metto qui ad approfondire. Vi lascio però, come al solito, in descrizione i link agli articoli in cui ho approfondito in maniera un pochino più estesa gli argomenti che ho trattato in questo video. Tra l'altro, almeno due di questi articoli sono stati scritti come, diciamo così, preparazione ad alcune lezioni o conferenze che ho tenuto in una scuola nella provincia di Milano, a Parabiago, conferenze che però ho fatto solo per gli insegnanti. Quindi al loro interno ci saranno anche spunti didattici che magari spero possano essere utili a quegli insegnanti che sono all'ascolto in questi video. Con quindi i soliti consigli per le letture e l'approfondimento, non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. Saluti a tutti!